Annette, sono così triste. Brian non si trasferirà qui. Lo so, ho saputo, mi ha chiamata e me l'ha detto. È così triste, già mi ci vedevo qui ad andare sullo skate con lui. E invece niente, rimarrà solo un sogno. Già, è così triste, anch'io mi ci vedevo qui con lui e con Blair. Insomma, perché deve finire così? Perché era troppo bello per essere vero, Sky. Oh, Sky sta piangendo. Sky, che ti ha fatto piangere? Fatevi gli affari vostri, voi. Sono cose personali, regina. Oh, cose personali. Se sono cose personali, d'accordo, ti lasciamo stare. Vieni, regina. Io scommetto che c'entra il suo ragazzo italiano, l'avrà tradita con qualcuna. Scommetto. Non è vero nulla, regina. Brian non ha tradito Sky. Già, non lo farebbe mai. Ehi, Sky. Sky, ancora per la storia di Brian. Oh, che vuole questo? Beh, io vado in classe. Sì, ancora per Brian. Insomma, ci metterò un po' a metabolizzare la cosa. Ci sono rimasta malissimo. Sky, te l'avevo detto. Per studiare e vivere a Parigi ci vogliono soldi e Brian non ne ha. Ma è crudele questa cosa! Ma bisogna guardare in faccia la realtà. Insomma, già lo sapevo che Brian non sarebbe venuto. È stato uno sciocco ad illuderti. Così ti ha fatta solo soffrire. Beh, che sto soffrendo, è vero. Ma ci credeva anche Brian, non l'ha fatto apposta e non mi ha mentito. Ci credeva anche lui. Già, ma ora Sky. Come pensi di affrontare la tua relazione con Brian? Vuoi davvero una storia a distanza? Pensaci. Ma che significa? Certo che voglio una storia a distanza, se questo è l'unico modo. Oh, sei in compagnia? Avrei dovuto avvisarti che sarei passata da te. Colpa mia, mi hanno fatto entrare i tuoi genitori. Ma ecco, Gianni. Non te l'ho detto, ma io e Norman siamo tornati assieme. Beh, io vi lascio. Immagino farete discorsi da donne. Ciao, ciao. Ciao, bella, bellissima Blair. Ci vediamo più tardi. Ciao, Jenny. E così, Blair, quando avevi intenzione di dirmelo? Beh, te l'avrei detto subito. È che poi mi è passato di mente. Quindi, con Brian? Basta, getti la spugna. Blair, non dirmi che sei ritornata ad essere amica di Sky, perché lo so che sei corsa a Parigi. Oh, becco, sono corsa a Parigi per Norman. Volevo riprendermi Norman perché lui voleva trasferirsi lì, quindi sono corsa per lui, non per Sky. D'accordo. È che in cuor mio io mi sono affezionata a Norman e l'ho capito, e quindi di Brian non mi importa più nulla. Beh, ti capisco. È capitata la stessa cosa anche a me con Sebastian. Ho perso interesse per lui. Dopo un po', insomma, ti stanchi ad essere rifiutata. Sì, è proprio quello che è capitato, insomma. Mi sono stancata di Brian e invece ho capito che sto bene con Norman. Bene, quindi quelle pastiglie non ti servono più. Eh no, a quanto pare no, non mi serve più convincere Brian a stare con me. Senti, ti andrebbe di uscire ogni tanto con me e Melania? È la ragazza che ho incontrato in aereo. Insomma, tornando da Parigi. L'ho conosciuta in aereo, è stata una strana coincidenza. E so che frequenterà la nostra scuola, tu l'hai già conosciuta? Ovvio. Melania è la sorella di Sebastian. Cosa? Sì, è la sorella di Sebastian e io esco con lei ogni tanto. Beh. Uscivo con lei, prima che si trasferisse a Parigi, ovviamente. Ma ora che è qui, possiamo uscire tutte assieme, no? Oh, beh, sarebbe grandioso. Ok, allora avviso Melania, spero andrete d'accordo. Perché se non fosse così, Blair, tu saresti finita. Melania ha un caratterino. Ok. Jenny, aspetta un attimo, vorrei parlarti di una cosa. Di che si tratta, Blair? Mi chiedevo, Jenny, lo vuoi sapere un mio segreto? Cosa? Ovvio! Blair, se vogliamo essere amiche, beh, dovrai dirmi i tuoi segreti e anche Melly dovrebbe conoscerlo. Beh, a me interessa che tu sappia il mio segreto, però tu dovrai dirmi un tuo segreto, così potremo finalmente essere amiche.
Beh, mi piace questo tuo modo malato di pensare, Blair. Stai diventando davvero la persona che eri una volta. No, no, ti sbagli in questo. Sono davvero molto cambiata. Dai, dimmi il tuo segreto. D'accordo, Jenny, ma sappi che poi tocca a te. Navid, che c'è? Beh, ecco, visto che l'altro giorno hai detto praticamente a tutta la scuola che tu hai tradito Vincent con me. Beh, che ne dici allora di uscire assieme? Tanto ormai lo sanno tutti. Oh, già, è che non so, non me la sento. Come non te la senti, Regina? È che ho paura di sbagliare. Non so, forse è troppo presto. Ma Regina, ormai lo sanno tutti che hai tradito Vincent con me. E lo sai che io sono innamorato di te. Beh, d'accordo, possiamo uscire assieme allora, ma non siamo fidanzati, eh? D'accordo, mi va bene anche così. Regina, che cosa voleva Navid? Ma vuole uscire con me? E tu cosa gli hai detto? Ah, ragazze, parliamo d'altro. Ok, una piccola pausa ci sta. Cosa? Ma questa foto! È Skye che bacia Vincent. Ma com'è possibile? Deve essere un fotomontaggio. È firmato B, ma non c'è scritto nulla. Oh, Brian! Oh, questi si chiamano 100 volte al giorno. Brian, aspetta! Sei arrabbiato con me? Perché? La conversazione potrebbe farsi interessante. Qualcosa mi dice che farei bene ad ascoltare. Brian, no, aspetta, posso spiegare. Skye, che cosa significa quella foto? Insomma, io mi fido di te, ma quella foto parla chiaro. Siete tu e Vincent che vi baciate. Cosa? Brian non è come sembra, mi ha baciata lui per l'ennesima volta. Insomma, lo stavo consolando, quindi l'ho abbracciato perché era molto triste. Sai che si è lasciato con la sua ragazza. Comunque lo stavo abbracciando per consolarlo e lui mi ha baciata. Ma chi ci ha fatto quella foto? Non capisco. A quanto pare B ha telecamere ovunque. Non riesco proprio a capire chi possa averci scattato quella foto. Comunque, Brian, io non c'entro nulla. Senti, Sky, io mi fido di quello che dici perché il nostro amore è vero. E ok, se dici che ti ha baciata lui, d'accordo. Ma devi mettere un freno. Devi dirgli chiaramente che basta, non deve più farlo, come si permette. Già io sono qui lontano e non posso farci nulla. Perciò, Skye, che non ricapiti più, devi essere convincente. E allontanalo. Hai ragione, Brian, hai assolutamente ragione. Sarò molto più chiara e diretta con Vincent. Non deve mai più accadere una cosa del genere. Ciao, Brian. Ehi, Skye, allora problemi con Brian? Beh, no, per fortuna tutto risolto. Ma chi è B? Perché sta cercando di rovinarmi la vita? Un messaggio? È da parte di B. Mi ha scritto, allora ci hai ripensato? Mi aiuterai a distruggere le Barbie così io posso aiutare te? O vuoi che tutti i tuoi segreti vengano a galla? Beh, Skye, posso darti un consiglio? Cerca di fare ciò che vuole B o ti caccerai solo in un mare di guai. Non ne vale la pena. Distruggi le Barbie. Ma questo è un ricatto, non posso cedere a questi ricatti. Ma chi è B e che cosa vuole da me? Annette, ti dico che sono preoccupata, non è normale questa cosa. Chi è B? Come fa a sapere tante cose di me? E aveva persino la foto mia e di Vincent mentre mi baciava. Cosa stai ancora? Questa mi era sfuggita. Sì, ok, mi ha baciata, ma non ha significato nulla, come al solito, ha fatto tutto lui. Io me lo sono trovato lì appiccicato. Skye, ma hai detto che hai ricevuto questi messaggi firmati B. Ma come fa B ad essere ovunque? È quello che ti dico, non lo so. Insomma, mi pare strano, non è che Vincent si è scattato quella foto da solo e boh, poi l'avrà mandata a qualcun altro. Tu dici? Dici che mi ha ingannata? L'ha fatto apposta per farmi rompere con Brian, ma certo! Beh, senti, Skye, non saltare alle conclusioni affrettate, però insomma, potrebbe essere. Perché come farebbe altrimenti questo o questa B ad avere quella foto? In quella stanza c'eravate solo tu e Vincent, perciò magari se l'è scattata lui quella foto e l'ha mandata a Brian. Beh, non lo so, sto solo facendo delle supposizioni. Questa me la paga, Vincent!
Non deve permettersi di rovinare il mio rapporto con Brian. Ho capito che mi ama e mi vuole, ma non è di certo così che mi conquisterà. E poi hai detto che B vuole distruggere le Barbie. Sì, mi chiede continuamente di distruggere le Barbie e come potrei fare? Non lo so, ma a quanto pare è qualcuno che odia le Barbie. Sì, sicuramente odia le Barbie, però... Sì, sicuramente è qualcuno che odia le Barbie. Ok, qualcuno che odia le Barbie e tra l'altro potrebbe essere sempre Vincent, perché anche lui le odia. Ma perché firmarsi B? Questo non te lo so dire. Ma non siamo neanche sicure che B sia Vincent. Ora glielo vado a chiedere. Sky, ehi, aspetta, come sei precipitosa! Vincent, è ora di smetterla con questi trucchetti! Amico, hai fatto infuriare qualcuno? Vado a prendere da bere, vi lascio soli. Vincent, sei tu, B, di la verità! Cosa? No, e perché dovrei essere io? Ti ricordo che B mi ha mandato la foto del tradimento di Regina con Navid. Oh già, è vero. Non ci avevo pensato. Ma se non sei tu, B, allora chi è? Non lo so. Beh, sì, dal caso che B abbia una nostra foto. Una foto che ci ritrae mentre tu mi baci. Cosa e come fa ad averla? È quello che vorrei sapere io, perché ha mandato quella foto a Brian e per poco non mi lasciava. Kai, ti assicuro che non ne so nulla. E questa cosa mi impaurisce un po', vuol dire che... B ha messo delle telecamere in camera mia? Altrimenti come avrebbe fatto ad avere quella foto? Oh, caspita! Ma questo B è un criminale! Sinceramente non ci tengo ad avere gli occhi puntati addosso di qualche psicopatico. Devo andare in camera mia e togliere tutto. Aspetta, Vincent, ma chi può essere stato? Chi ha avuto accesso alla tua camera? Alla mia camera? Beh... Allora, Navid, Regina ovviamente, le sue amiche, le Barbie, Melania è venuta a salutarmi prima di partire, i miei genitori e... Beh, tu, ma ovviamente escludo che tu sia B. No, ecco, riflettevo. B insiste molto scrivendomi che io dovrei distruggere le Barbie. Devo aiutarlo a fare questa cosa. Ma quindi non è una Barbie. Che senso avrebbe distruggere il proprio gruppo? Questo non te lo so dire, ma voglio indagare. E credimi, le Barbie hanno molti segreti, Sky. Neanche immagini. Cosa? Beh, questo lo sospettavo, visto il loro diario, il diario dei segreti. Ma chi può avercela tanto con loro? E perché vogliono me? Vogliono aiutarmi a tornare in Italia. Ma perché? Forse mi vogliono fuori dai piedi. Non riesco a capire.